Sono arrivate anche le disposizioni dell'INAIL, l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, per bar, ristoranti e stabilimenti. Prenotazione obbligatoria a distanza di sicurezza non inferiore a 4 metri quadri per ciascun cliente, forse anche le barriere divisorie. Sono queste le principali indicazioni per riaprire il locale. Le linee guida contenute nei due documenti dell'INAIL sono finalmente arrivate e alla vigilia delle ripartenze anticipate fanno discutere. Queste regole uccidono la ristorazione, dicono le associazioni di categoria, perché l'aumento dello spazio tra i tavoli ridurrà i coperti del 60%, un vero problema per il settore che durante il fermo dovuto al coronavirus ha perso ben 34 miliardi di euro. Ma intanto i nuovi protocolli, ad esempio, prevedono la possibilità di sfruttare al massimo lo spazio esterno. Certo, per molti ristoratori ripartire sarà difficilissimo. Scorrendo le indicazioni troviamo ad esempio la norma sul ricambio naturale d'aria nei locali e molti servizi igienici dei ristoranti ne sono privi. E poi ci sono tante spese da affrontare, dalla sanificazione alle barriere in plexiglass. Insomma, la strada è tutta in salita. Masha Magarik, GR1.